YouTube, io sono Volt e benvenuti a questo terzo video della settimana. Come vedete, questo non è Milano. Beh, ci sono le montagne, poi comunque è piccola se rispetto a Milano. Questa paesina si chiama Edolo ed è in provincia di Brescia e io vado qua in vacanza da quando ho 0 anni. Sono partito ieri alle 5 e basta, non so. Questo edolo si trova a 700 metri sul livello del mare e là c'è la parrocchia, quella cosa gialla là con un campanile. Sopra ci sono quelle case che fanno parte della frazione di Mu e là in fondo si vedono qualche tetto, là in fondo proprio qualcosa di bianco che sarebbe Sonico, sarebbero i tetti delle case di Sonico, che non è una comune a parte, beh, non frega niente proprio. Qua dietro si trova la statale e lì ci passano le macchine. Questo è l'altro balcone, ma oggi non mi va di andarci. E poi basta, lì c'è la statale. Qua davanti c'è una stradina che ci passano poche macchine e dove vado a giocare a calcio. Lì ha messo una cosa bianca, non so, gli altri anni non c'era. E poi, quindi io vivo comunque qua. Questo è il balcone di casa mia, io vivo al terzo piano, se riesco a inquadrare quel piano di sotto, beh, però questo qua è il secondo piano e sotto c'è ancora il primo piano, beh, non è logico. Magari, beh, se vi interessa, beh, comunque qualche nome delle montagne, quello là davanti è il Faeto, quello lì è una gru che c'è da quando sono nato e non si è mai mossa, a parte 3 volte, tolgo il dito se non si vede. Là in fondo c'è il plan della regina. E là ci sono delle montagne come il Punta Dami, Corre Granate, il Monte Colmo. Ci sono molti rifugi che io ho già fatto, però non ve li sto a elencare perché sennò fa notte. Oggi è un pochino nuvoloso e quindi non si vede molto bene tutto, però comunque si vede. Senso, però, boh, non lo so. Poi qua fa freddo, fa un sacco di freddo, non so già a Milano quanto fa, ma qua c'è un gelo pazzesco, io sto gelando in felpa, ve lo giuro. E poi là dietro c'è il Monte Mola, così a caso. E poi, boh, ho provato a fare un giro in centro, a fare un vlog che camminavo per le vie, ma continuavo a inquadrare le targhe o le persone. E quindi, nel senso, devo cancellare il video, nel senso. Perché non so cancellare le scritte. Se qualcuno di voi conosce un'applicazione che permette di coprirle, per esempio coi pixel, oppure proprio metterci una roba nera davanti, lo scriva nei commenti perché può essere molto utile per me. Metti, faccio un vlog e così appunto copro e non so cosa dire. Vi ho fatto vedere più o meno com'è Edolo dall'alto. Io sono verso la periferia, diciamo, se può essere definita periferia. E il tour della casa no, perché ci sono i miei genitori e non vogliono che faccia un tour dentro la casa e mi dispiace, però. Poi, comunque, casa nostra ha 2 piani, non come. Cioè, il nostro appartamento ha una mansarda sopra, non come quella casa là, perché quella casa là ha solo un piano, quel piano là. Noi invece, adesso non riesco ad andare sull'altro balcone, c'ha. All'incirca là in alto una finestra, proprio da questo lato. C'ha 2 finestre che sarebbero la camera di mia nonna e la camera mia, cioè nel senso di mio fratello e dei miei genitori. Difatti abbiamo una camera unica. E poi non lo so che dire. Ah, c'è un signore. Penso che possa concludere quel video, che poi fa freddo, quindi adesso voglio entrare subito. Quadrando le mie ciabatte, concludo col video. Mettete like se siete mancini. No, scherzando. Mettete like, dislike se vi è piaciuto o non vi è piaciuto questo video. Scrivete nei commenti se vi piacciono questi tipi di vlog. E se conoscete un'applicazione che permette di cancellare le scritte o di coprirle. E al prossimo video. Ciao ragazzi.